gruppi di rocce che non sono uguali fra loro, no? In geologia il nome tufo deve essere usato solo per le rocce di origine che sono generate da un vulcano, dalle emissioni vulcaniche, ceneri vulcaniche, prodotti vulcanici che si sedimentano, fanno un tufo. Qui non c'è niente di vulcanico, assolutamente. Quello che qua in zona, in Canavese, anche lo chiamano il tolf, per esempio a Vauda, Canavese, ora c'è questo nome, sono queste rocce compattate, dure, che normalmente anche gli antichi andavano a cercare perché ci sono le fontane. Sopra queste rocce sono impermeabili, c'è la falda idrica che viene in superficie, quindi andavano a cercare per fare le fontane, dove c'era il tufo, così detto, non l'ha tradotto in italiano, però non è tufo in senso geologico. Quello praticamente dipende dalla conoscenza della gente che l'ha chiamato tufo. Quello che localmente chiamano tufo sono questi sedimenti compattati, sono dei fanghi compattati proprio da questo, come dicevo prima, il carico dei sedimenti, degli strati che stava qua sopra, il peso, li ha fatti diventare duri, per cui anche qua trovate dei blocchi, adesso ne spaccheremo alcuni, che sono duri, ma non si chiamano tufi, in termine giusto, no? In geologia sono siltiti, quando sono del silt, il nome inglese, no? Per limo, rocce di tipo limoso, compattate, li chiamano siltiti o anche peliti, va bene, però non sono tufi, solo che non è noto dalla gente comune questi termini geologici.